Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo del binocolo, del telescopio e degli strumenti ottici e digitali. Oggi in questo breve video vorrei parlarvi di come osservare in tutta semplicità la cometa di Neanderthal. Se mi seguirete comprenderete che non è necessario utilizzare un potente telescopio per farlo, ma potrete ammirarla anche attraverso un semplice binocolo o un binocolo astronomico. Prima di iniziare vi suggerisco, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui test di strumenti ottici, astronomici, naturalistici e sportivi. Noi iniziamo tra poco, subito dopo la breve sigla. Tra qualche istante vi spiegherò dove cercare e come osservarla. Prima però vorrei spiegare ai non appassionati di astronomia che cos'è una cometa. Si tratta semplicemente di un corpo celeste che per certi versi è simile a un asteroide e che è composta da frammenti di roccia, gas ghiacciato e metalli. È formato dal nucleo e dalla coda, come potete vedere in questa immagine. Quando la cometa si avvicina al Sole per un effetto che molti di voi avranno studiato a scuola e che si chiama sublimazione, il ghiaccio presente nella cometa passa dallo stato solido a quello gassoso, creando la chioma e la coda. Nello specifico, la cometa di Neanderthal, il cui nome scientifico in realtà è C2022E3ZTF, è stata scoperta circa 2 anni fa, nel 2021, erano i primi giorni del mese di marzo. Analizzando la sua orbita intorno al Sole, gli astronomi hanno calcolato un tempo di circa 50.000 anni e per questo motivo sarà stata senz'altro facilmente visibile all'uomo di Neanderthal. Da qui deriva infatti il nome utilizzato da tutti i mass media. Oggi è il 1° febbraio del 2023, quindi è il giorno perfetto per osservarla, perché è il periodo in cui sarà più vicina alla Terra. Come vi ho anticipato, non è necessario possedere un telescopio professionale costoso. Io la sto osservando già da qualche giorno, anche con piccoli binocoli, sia da casa mia, situata a circa 500 metri d'altezza, sia dal Monte Sette Termini, con dei binocoli più devoti all'uso astronomico. Qui siamo ad esempio a circa 1000 metri di altezza. Per cercarla sarà sufficiente seguire le indicazioni di questa mappa. Per nostra fortuna, in questi giorni è ancora vicina alla stella polare, quindi se osservando verso nord sarete in grado di comprendere dove cercarla, troverete in pochi istanti la cometa. Nel mio caso è stato sufficiente inquadrare la stella polare con un binocolo 8x56, ma voi potreste farlo anche con un semplice 8x42 e ancora meglio un 10x50, spostandovi leggermente verso l'alto. La troverete senz'altro nel campo del vostro binocolo. Diciamo che ovviamente più sarà grande il diametro del vostro strumento e maggiori soddisfazioni avrete, ma ciò non toglie che si potrà scovare anche con un binocolo 8x30. Solitamente consiglio di spostarsi verso cieli molto oscuri e uscire dalla città. Tuttavia, se la vostra zona non è rovinata dall'inquinamento luminoso o dalla foschia, vi confermo che il maggior disturbo dipenderà principalmente dal nostro satellite naturale, che purtroppo infatti il 5 di febbraio si trova nella fase di luna piena. Per questo motivo l'orario migliore per osservarla sarebbe compreso tra le 4 e le 5 di mattina, quando la luna starà per tramontare e la notte sarà ancora abbastanza scura per consentire una proficua osservazione. Chi non avrà voglia e tempo però potrà osservarla anche dopo cena, magari tra le 21 e le 23, ricordandosi che la luna sarà purtroppo un ospite un po' indesiderato. Non aspettatevi di percepire una coda molto luminosa come quella visibile nella fotografia che pubblico qua e che ovviamente vedrete spesso sul web. Osservando visualmente da un piccolo paese delle Prealpi Varesine, con lampioni stradali, luci del vicinato oltre alla luna, e con il mio binocolo Meopta 8x56 ho percepito chiaramente la sua forma cometaria, con un discreto nucleo decisamente luminoso. La sua forma però era maggiormente evidente con i miei due binocoli Doctor Aspectem 40x80 e con il classico binocolo 25x100. Visto la presenza della luna, chi potesse consiglio dei formati di binocolo non molto luminosi, da preferire quindi il 10x50 al 7x50 o ancora meglio un 12x50, oppure un binocolo 30x80 rispetto a un 16x, perché il maggiore ingrandimento vi consentirà di scurire di più il fondo del cielo e permettere di concentrarvi sulla forma di questa cometa. Vi mostro qui di seguito ad esempio
esempio una fotografia scattata da Cesare Baroni dell'associazione astronomica Mirasole dal centro città con un obiettivo fotografico di 125 mm di diametro, oppure questa bella fotografia ottenuta dall'astrofilo Alessio Ursino utilizzando un piccolo telescopio di circa 10 cm di diametro collegato al suo iPhone. Queste due immagini rappresentano abbastanza correttamente come sarà possibile osservare questa sera la cometa da un cielo abbastanza trasparente con il classico binocolo 10x50. In definitiva invito tutti i lettori del mio canale ad utilizzare la loro strumentazione, lo suggerisco anche a chi non è appassionato di astronomia ma possiede un binocolo o un telescopio terrestre e vuole condividere con amici e figli la visione di questa cometa. Sarebbe anche interessante che gli appassionati di visori notturni puntassero il loro strumento per una volta verso il cielo. Io oggi termino qui. Vi aspetto come sempre sul mio canale e invito le persone che ancora non mi conoscono e che magari hanno deciso di approfondire la passione per i binocoli e gli strumenti ottici digitali di iscrivervi al mio canale premendo sull'icona qui in alto. Io vi aspetto anche sul sito binomania.it dove potrete trovare ormai quasi un migliaio di articoli e recensioni riguardanti i binocoli, i telescopi astronomici, quelli per osservazione terrestre e tanto, tanto altro ancora. Insomma, buone osservazioni a tutti e un caro saluto da Pier Giovanni Sanimbeni. Ciao ragazzi!